What's up guys, io sono Christian ed oggi sono qui dopo aver fatto un bel po' di shopping ieri dall'OVS a farvi una full face utilizzando solo ed esclusivamente Essence. Purtroppo le uniche cose che non sono riuscita a trovare sono stati i pennelli. Io ne ho alcuni miei e sono questi quattro qua, però per il resto in quello stand là non c'era nulla. Non c'era nulla, neanche le spugnette, non c'era nulla. E io volevo comprarmi degli altri pennelli di Essence con la scusa di fare il video, anche perché quei pennelli lì costano pochissimo e sono un sacco buoni. Però vabbè, bando alle ciance e... Come prima cosa voglio partire dalla base, voglio utilizzare il Camouflage Full Coverage Concealer e io ho la colorazione 10 Nude e vado ad utilizzare prima il correttore illuminante rispetto al fondotinta per il semplice fatto che... non lo so, mi rende la pelle ancora più bella rispetto a mettere prima il fondotinta e poi il correttore illuminante. Dal momento che non ho la Beauty Blender di Essence, vado ad utilizzare il mio classico pennello per il fondotinta e yeah, blend. Allora, questo correttore qua ce l'avevo già e non mi aveva fatto impazzire, però ieri, prima di filmare oggi questo video qua, mi sono messa a provare tutte le cose che ho comprato perché le first impression vanno bene, però ogni tanto appunto... non sono tanto veritiere perché magari hai sbagliato a utilizzare il prodotto o tutte queste cose. Infatti ieri l'ho riprovato con questa tecnica qua. I like it. Come fondotinta ho acquistato questo qua che è il Fresh and Fit Awake Makeup Healthy Glow with Vitamin Complex and Cranberry Water. Ok, e ho acquistato la colorazione più chiara, ovvero la 10, la Fresh Ivory. E vi dico che un pump basta completamente per tutto il viso, cioè fa... un botto, cioè sto pump è un botto. Sempre con lo stesso pennello di prima vado a sfumare il fondotinta e lo vado anche un pochino a passare dal punto in cui ho messo il correttore illuminante, giusto per andare ad amalgamare i colori. Vado a fare un altro pump, giusto per sicurezza. Detto sinceramente, l'odore di questo fondotinta qua non mi piace affatto, non mi piace per niente. La copertura di questo fondo non è massima, però comunque va a coprire quello che deve andare a coprire e mi piace come rimane sulla pelle, nel senso è leggero, non è pastoso, non è pesante, poi si sfuma anche bene. Poi il colore più chiaro che c'è in gamma è abbastanza chiaro per me. Però purtroppo, come tutti sappiamo, Essence o fa dei colori troppo arancioni oppure troppo chiari per persone che sono anche scure di pelle. E questo è un peccato perché alcuni prodotti della linea viso di Essence, se fossero anche per persone di pelle scura, sarebbe top. Se in questo momento il fondotinta vi sembra un pochino chiaro per me, aspettate che si ossidi. Questo qui è il finish del fondotinta, non mi fa tanto impazzire perché a me il fondotinta glowy don't like so much, però tanto adesso andiamo a fissare tutto, quindi non è un problema. E come cipria ho acquistato la Brighten Up e di queste qua ho sentito un sacco parlare bene, infatti ieri quando l'ho provata... good, good, not bad. Per andare a fissare utilizzo un pennellino super 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 fitto in modo che la cipria vada ad entrare per bene all'interno dei pori della pelle, a fissare per bene il fondotinta. Una volta fatto questo, prima di iniziare a fare il mio contouring, blush e tutte queste cose, vado a fare una spruzzata dell'Instant Matte, il fissatore spray opaco di Essence. Avevo detto una, però vabbè. Giusto così per togliere un pochino l'eccesso di cipria che ho messo sul viso. A questo punto qua posso passare al contouring. Vado ad utilizzare questa palettina qua, la Get Picture Ready. E vado ad utilizzare questo colore qua, che è quello più freddo all'interno di questa palettina, che poi in realtà è anche caldo questo. Quindi per andarlo a raffreddare lo vado a mischiare con un pochino di cipria. E questo è un consiglio che vi do. Se magari le vostre contour shades sono un pochino troppo calde, se le andate a mischiare con un pochino di cipria, si andranno a raffreddare un pochino di più. Non lo so se funzioni con tutti, però come funziona? I don't know, so I do it. Come pennello per andare a fare il mio contouring utilizzo questo qua da Blush di Essence, perché sinceramente mi ci trovo molto meglio con pennelli con questa forma qua rispetto che con pennelli troppo angolati. Quindi 2 1 tap contour. Ho finito di fare il mio contouring e io vi devo dire che ho fatto anche il contouring al naso, pur nonostante avessi paura che il fondotinta si dividesse o roba del genere. Non si è diviso. Non si è diviso di una
virgola, la powder che ho utilizzato di questa palette qua non ha diviso il fondotinta sotto. In generale il fondotinta sotto non si è diviso, quindi quello che vi posso dire è: potete comprare tranquillamente questo fondotinta e anche questo kit qui se vi piace il contorno in caldo, perché quello che è uscito fuori è un contorno in caldo. A questo punto qua posso passare al blush e ho comprato questa palettina qui di blush, ed è la Blush Play Sculpting Blush Palette, I can speak, e voglio utilizzare questo colorino qua da questa palettina e vado ad utilizzare un pennello del genere, perché il pennello che ho utilizzato per il contouring è sporco di roba calda, quindi non lo voglio utilizzare, anche se questo pennello qua è un pochino sporco, però vabbè. E questi blush qua ieri ho notato che sono un sacco pigmentati e mi piacciono un botto. L'unica cosa che devo testare è vedere quanto poi rimangono effettivamente le polveri sulla pelle, perché magari adesso in video prendono e belli belli rimangono quell'oretta, quel tempo lì in cui faccio il video, poi magari nel giro di 4 ore svaniscono completamente nel nulla. E questa cosa qui ve la farò sapere in sovraimpressione, come vi farò sapere in sovraimpressione se magari il fondotinta o qualche prodotto mi causerà la fuoriuscita di brufoli o robe del genere. Per quanto riguarda l'highlighting, ho trovato questa palettina qua, che è la Be Kissed by the Moon Eye and Face Palette, e come illuminante voglio utilizzare, mia faccia a farvelo vedere, questo qui, che è una figata. Wait. Per evitare che magari si veda un po' di grigiore quando la luce non mi va a colpire lo zigomo con il prodotto sopra, ci vado a mettere un pochino di powder, quella che ho utilizzato sul resto del viso per fissare la brighten up. And this is looking so natural, so gorgeous, so blinding, so good. A questo punto qua, prima di andare a fare le sopracciglia, mi vado a fissare per bene tutto e a sciogliere tutte le polveri utilizzando il fissatore spray. A questo punto qua posso andare a fare le mie sopracciglia, queste qua le andrò a fare fuori dalle riprese. Comunque il prodotto che utilizzerò è l'Eyebrow Designer 01 Black con una matita per le sopracciglia, e non utilizzo matite per le sopracciglia da quanto minimo 2 anni. This is a challenge for me, ma ieri l'ho utilizzata e mi è piaciuta un sacco la mina. Più che altro poi ho utilizzato il prodotto con un pennellino, quindi lo prendevo con un pennellino e poi andavo a fare magari i miei peletti, perché mi ci trovavo molto più comodo. Però per il resto comunque it's good, it's not that bad. Ok, vi spiego la situazione. Io mi stavo facendo le sopracciglia con quella matita che qualche secondo fa vi avevo detto che non era nulla di che, di malvagio. Però naturalmente, Cosa si è rivelata? Si è rivelata una matita malvagia, perché nel mentre che mi stavo facendo le mie sopracciglia, non mi stava piacendo quello che stava uscendo fuori, quindi ho deciso di farmi le sopracciglia Instagram. Il colore della matita è troppo scuro, perché è proprio nera, e quindi la sono dovuta andare a, tra virgolette, fissare utilizzando la terra che ho utilizzato per fare il mio contouring, perché sennò too much. Io ho la sensazione che se mi tocco per sbaglio le mie sopracciglia faranno esattamente tipo... Quindi io questa matita qua per le sopracciglia ve la sconsiglio un sacco. No, it's a no for me. Però vi consiglio il Lash and Brow Gel Mascara, questo qui, perché it's good, I like it. Sento le sopracciglia belle fissate, le va a pettinare molto bene. Non sono neanche troppo lucide le sopracciglia, quindi non mi dà fastidio. E quindi basta, iniziamo con il make up occhi. Per quanto riguarda la base occhi, vado ad utilizzare lo stesso correttore che ho utilizzato per illuminare il mio viso, e lo vado ad applicare e a sfumare picchiettandolo utilizzando un pennello a lingua di gatto da correttore, questi qui. Una volta applicato il correttore non lo vado a fissare utilizzando della cipria, ma lo fisserò utilizzando direttamente gli ombretti, e in questo modo andrò a rendere il pigmento dell'ombretto ancora più vibrante e ancora più pieno. Quindi adesso in questo momento vado di nuovo a ripassare un attimo il correttore, che se n'è già andato un pochino sulle pieghe, nelle pieghe, e poi con un pennello a lingua di gatto, questi qua da sfumatura di Essence, vado a prendere i due colori che voglio utilizzare, ovvero It's Berry Time e Hello Sunshine, e li vado a picchiare proprio senza alcun indugio sulla mia palpebra. Il colore più pescatino lo vado ad applicare in questa zona qua del mio occhio, mentre successivamente l'altro più marroncino lo andrò ad applicare in questo punto qua, e poi lo sfumerò da tutta la piega. In questo momento qua non mi preoccupo affatto di andare a sfumare il prodotto, ma mi preoccupo di andare ad applicare il pigmento in modo da creare la mia base. Questa tecnica qua l'ho scoperta da Nikki Tutorials e vi devo dire che funziona veramente veramente
un sacco. Una volta che sono arrivato a questo punto qua, prima di andare avanti con quest'altro occhio, dal momento che non mi trovo molto bene a fare prima tutto un occhio e poi un altro, vado a fare la stessa cosa dall'altro occhio e torno subito da voi. Una volta fatta la stessa cosa dall'altro occhio, con questa cipria, ombretto, non so perché la chiamino cipria, perché a me sembra di più un ombretto bianco, sempre di Essence ovviamente, vado a fissare quello che è il correttore in questa zona qua del mio occhio. Quindi semplicemente per sicurezza vado a fissarlo, ma non ci vado a mettere un colore spam. Arrivato a questo punto qua di nuovo con i due ombretti di prima, vado finalmente a sfumare il tutto utilizzando il pennello da sfumatura di Essence e vado a fare un mix sia del marroncino che dell'ombretto fragolino e vado così a sfumare con molta 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 leggerezza e calma. E vedete che gli ombretti si sfumano un sacco bene e questi ombretti qua di Essence mi hanno un sacco stupito, perché non avrei mai sinceramente detto che si potessero sfumare così bene ed essere così pigmentati e non avere fallout. Poi questi ombretti qua mi ricordano un sacco due tonalità all'interno della Dreamy Eyeshadow Palette di Nabla, poi magari sono un pochino diversi, però sfumati mi danno lo stesso vibe. A questo punto qua con il marrone, questo qua è il Brownie Licious, e un pennellino a penna vado ad intensificare, a scurire un pochettino la mia piega, non troppo perché non voglio che la mia sfumatura sia troppo verso i marroni, voglio che rimanga comunque verso i pesca, però anche questo ombretto qua pigmentato si sfuma bene, I don't know, I like it, gorgeous. Adesso riprendo i due colori che ho utilizzato sulla mia piega, quindi il colorino fragola e il marroncino, e li vado piano piano a portare più avanti dalla mia palpebra mobile, in modo da creare una bella transizione. A questo punto qua vado a fare il mio eyeliner e vado ad utilizzare il Liquid Ink Eyeliner Waterproof, questo qui con il tappino blu, e ho sentito un sacco parlare bene di questo eyeliner. Ieri l'ho provato, non vi dico come mi sono trovato perché sennò poi magari me la gufo e poi viene una merda. Voilà, eyeliner fatto, sono molto contento della linea che è uscita fuori, mi allunga particolarmente l'occhio, è subtle, non è troppo esagerata, quindi le ciglia finte, i ciuffetti di ciglia finte di Essence dovrebbero andare bene. E cosa penso di questo eyeliner? This eyeliner is good. She, he, it, I don't know, good. Adesso con un altro di questi pennellini a lingua di gatto da sfumatura di Essence e Hello Sunshine, l'ombretto marroncino, vado a sfumare, vado a intensificare la mia rima ciliare inferiore, non troppo, almeno non troppo adesso, poi se magari voglio intensificare ci vado dopo. Per quanto riguarda la rima interna, voglio utilizzare questa matita qua, che è la Long Lasting Eye Pencil nella tonalità Hot Chocolate, che è un marrone scuro cioccolato, e vado giusto giusto in questa zona qui, quindi dalla parte finale, ad intensificare il mio sguardo, la mia rima, così da liftare ancora di più l'occhio. E poi, se ne ho bisogno, vado leggermente a sfumare. Vado ad applicare anche un po' di questa matita nella rima interna superiore, giusto per andare a scurire le ciglia che stanno un pochino più sotto, quindi tipo se guardi in alto c'è dello scuro e non c'è del chiaro, e quindi l'eyeliner si va a sfumare ancora meglio. Adesso riprendo lo stesso illuminante che ho utilizzato sul resto del viso e vado a fare il mio punto luce sull'angolo interno. Detto sinceramente, volevo mettere uno di quei Metal Shock Eyeshadow di Essence perché li ho comprati. Ho comprato quello argento e quello leggermente più glitterati di tutti, però, you know, non lo so, I'm not feeling it. Ora è il momento delle ciglia. Per quanto riguarda il mascara, vado ad utilizzare il Lash Princess, questo qui con le scritte verdi acqua, mentre come ciglia vado ad utilizzare i ciuffetti, e sono i 01 Single Lashes, questi qua con il packaging corallo. E per quanto riguarda la colla, dal momento che quella di Essence è fuori produzione e io la mia l'ho finita, vado ad utilizzare quella di Mulac. Sì, questo qua è l'unico prodotto non di Essence, però non ci posso far nulla, cioè vendono le ciglia finte ma non la colla, quindi... Ma non è che c'erano qua dentro la colla queste? Oh no raga, sto malissimo, la colla c'è dentro anche questa cosa qua? Dopo una miriade di secoli sono riuscito a mettere uno per uno tutti i ciuffetti di ciglia finte di questa scatolina qua, e queste sono le mie ciglia in questo momento, non sono per niente nella mia comfort zone, però vabbè, andiamo avanti, that's what we gotta do, that's what Essence offers. Passiamo alle labbra, e le uniche matite che ho trovato dallo stand erano le Soft Contouring Lip Liner, quindi solo quelle per il contorno, però me le faccio andare bene comunque perché intanto se scaldate vanno bene anche sul resto delle labbra, quindi va bene così. E ho preso la colorazione Big Proposal, che è questa qui, e pure Deeply Intoxicated, e voglio vedere se metterle tutte e due oppure solo una. Inizio con quella più chiara e poi al limite in corso d'opera aggiungo quella più scura.
vado a tamponare sopra alla matita un pochino dell'ombretto marroncino, giusto così da dargli un pochino un tono più caldo e meno rosa. Adesso che ho finito di applicare la matita posso andare a fissare per bene tutto quello che ho fatto. Vado ad utilizzare sempre lo stesso fissatore spray di prima e mi vado a fare una bella doccia. E voilà, questo qui è il look completo. Mi sono cambiato la maglia, ho messo questa qua bianca perché era molto più angelic vibes, stava molto meglio con il trucco. E nulla, pagelle per quanto riguarda Essence, cosa mi è piaciuto e cosa non mi è piaciuto. Le uniche cose che non mi sono piaciute sono state la matita per le sopracciglia, no, no, no. Le ciglia finte, no, o per il semplice motivo sono cortissimi, sono corti, le mie ciglia naturali sono più lunghe di questi ciuffetti, quindi no. E poi basta, per il resto mi è piaciuto tutto. L'unica cosa che ho leggermente notato è stato un po' di creasing in questa zona qua del fondotinta, ma secondo me questa cosa è dovuta dal fatto che ne ho applicato un pochino troppo qui. Infatti prima di bocciare un fondotinta quello che faccio è, boh, vediamo se applicandone di meno in questa zona va ancora sulle pieghe, nelle pieghe. Se va ancora nelle pieghe, buona, fa schifo. Se no, buona, pop. Quindi buona, vedremo. Everything was good. Everything was good. I'm saying this. Everything was good. Mi è piaciuto seriamente tutto. E boom, buona, siamo giunti così alla fine di questo video. Io spero tantissimo che vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia e che soprattutto il look finale con cui io me ne sia uscito vi piaccia. E se è così, cliccate un mi piace ed iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto, così non perderete i miei video in futuro. Fatemi sapere qua sotto tramite un commentino cosa ne pensate di questo look, quali sono i vostri preferiti e bocciati di Essence e se per caso andrete a comprare qualcosa da Essence una volta che avrete finito di vedere questo video, o magari non subito, che ne so, domani, I don't know. Oh, you'll see. E nulla, detto questo, thanks for watching.